Allora, buongiorno amici, buongiorno a tutti, sono Mauro Iotti di Mauro, sono alle spalle della fotocamera. Iniziamo questa giornata particolare dove andremo a vedere pezzo per pezzo quello che è accaduto durante questa nevicata. Però io direi, come prima cosa, tolgo questi quattro rami che sono caduti, come prima cosa vediamo il cane che voleva le scarpe, lo chiamiamo così. Cristina, non ti arrabbiare, ti sto prendendo in giro. Hopla! Eccola là, vai! Forza! Qua, eh? Qua? Dai! Veloce! Fino a due minuti fa era sdraiata comodamente nel suo... Dai! Cerca! Cerca sotto! Sotto lì, dai! Forza! Cerca, cerca! Cerca, ho tirato! Dai! Non riesce a passare perché, come vedete vedere, nel frattempo vi faccio il commento, vedete questa vegetazione è cambiata. Dai, 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 lì, lì, cerca lì, cerca lì. Porca bestia, non usa il naso, lo usa pochissimo. Lì c'era una siepe che oggi è tutta coricata. Adesso vedremo come fare a recuperarla. Guardate quelle piante di là, quelle piante che vedete sulla sinistra, tutte piante schiantate a terra dal maltempo. Queste prima erano belle in piedi, adesso sono tutte conciate a fare schifo. Guardate di qua, tanto che lei cerca la roba dell'ingresso, non si passa più, bisogna togliere tutta la roba. È cascata anche una pianta che stava di qui a destra. Adesso facciamo un giro, dai, vediamo se trova lei il giochino. Dai, Kiba! Dov'è? È lì, è lì, è lì, cerca lì, è lì, dai! Niente, usa poco il naso, per di più è confusa con la neve che magari gli copre gli odori, non lo so. Non lo trova, è lì, sotto la siepe, lo vedo io da qua. Se lo vedo io a occhio nudo vuol dire che lo può vedere anche lei, no? Dai! Vabbè ragazzi, lasciamo un'interruzione. Andiamo, intanto che Fiba si cerca il suo gioco, andiamo a vedere, vi faccio vedere la conta dei, tra virgolette, danni di oggi. Allora, ho preso la telecamera in mano. Dunque, qui siamo a sinistra, qui abbiamo la cascina, in questa posizione, questa è la sinistra della cascina. Come potete vedere là sullo sfondo, quelle piante sono cadute tutte. Queste sono arrivate perfino sopra il tetto, vedete là che c'è lo spacco fresco. Qua lì si è spaccata, col peso della neve è arrivata giù. Una parte giù in terra, una parte sul tetto della cascina, lì nella baracca. Ok, quindi abbiamo detto, questo lo vediamo dopo ma ve lo inquadro ancora, guardate. Qui non si passa. La siepe da qua prima era 4 metri, adesso sarà 2, è coricata. Se vado su sulla strada ci spaventiamo. Quegli schianti lì ci sono tutti da fare. Giriamo a destra della cascina e poi dopo io pianto lì e metterò il cavalletto da qualche parte e iniziamo a lavorare. Ho appena pulito fuori la neve che mi seppelliva il motocoltivatore col damper, ho pulito la scaletta per salire, ho pulito la mia scala se non si scivola. Ecco qua, questo fase numero 2, questa pianta per fortuna è venuta giù in fianco, cascata di qui. Non oso andare a vedere cosa è successo su per il bosco perché immagino che sotto ci saranno ancora decine di piante cascate. Andiamo fino a qua, chi va sentito che salgo mi sta venendo dietro. Ecco qua, guardate, quella è quella che è cascata di sopra, vedete? Queste stanno venendo giù tutte, sono pronte, tanti sono già appoggiate nel tetto. Quella si è chiaramente appoggiata nel tetto, ma a vista pare non esserci danni, per fortuna. Sopra ci sarà uno sfacelo perché vedo già quella grossa lì centrale che è arrivata dentro, tutta inclinata in quel modo. Fa spavento, un bosco abbandonato, non curato, fa spavento. Guardate queste come si sono piegate sotto il peso della neve. Ok, è ora di fare pulizia. Oggi farò il minimo indispensabile. Per gli amici dell'antigattuccio vi dico che userò anche quello perché faccio meno baccano. Ho già acceso lo scaldabagno in maniera tale che appena mi ritiro bello infreddolito mi infilo sotto l'acqua bollente. Amici, cosa devo dirvi? Se vado fuori mi porto la telecamera e vi faccio spaventare anche nel vedere la strada sotto, però al momento non riesco neanche a uscire di casa. Come potete vedere, penso di dare priorità all'uscita
perché se in caso di emergenza che devo andare fuori o qualcosa, devo avere il passaggio, e a quella pianta appoggiata nell'angolo del tetto. Poi man mano verranno avanti le altre. Ciak, si gira, avanti, si parte. Ragazzi, adesso gli anti gattuccio mi spiegano come fanno entrare attaccati alla rete con precisione chirurgica, che riuscirò a fare con questo, con una motosega anche da portatura. Fatemi vedere, senza toccare la rete però.
guanti è un dramma, si ghiacciano le mani. Forza tenere i guanti anche bagnati. Per di più bagnati danno anche fastidio. Che volevo le scarpe, Cristina è tutto bagnato e sta girando da un'ora a cercare il suo giochino. Dai, un lupo, un vero lupo. Adesso vi faccio vedere come si è ridotta quella là. Dai, qua vicino, dai, sopra, guardate com'è ridotta. Dai, brava, cercalo bene, vai, hopla, dai. Forza, cerca, cerca, cerca! Tutta la mattina così, eh? Dai, dai! Cerca bene, forza! Boh, è là in mezzo alle siepi, in mezzo alle piante cadute, in mezzo a rovi, dappertutto passa. È una furia proprio. Boh, tra un po' torna, eh? Scandaglia tutto. Dopo un po' la trova là sotto la pianta con il suo giochino davanti alle zampe. Io lo vedo, gli dico, brava, l'hai trovato! Bravissima, adesso vengo che lo tiro ancora. Lei aspetta finché io non mi libero. Allora, tanto per capirci, mettiamo l'immagine di qua. Ho già fatto 3 carriole di rovi e 2 carriole di legna da portare fuori da quel buco lì. Si sta cominciando a vedere la luce intorno in fondo al tunnel. Tanto per fare riferimenti puramente casuali. Andiamo avanti con il lavoro. Carico ancora. Sto facendo le pause perché nel punto dove ho la fotocamera gocciolano giù la neve che si scioglie da lacero, quindi se mi becca in pieno un pulsante va dentro, magari filtra l'umidità e me la guasta. Quindi io spengo, gli butto sopra uno straccio, una copertura e dopo ogni tot accendo, vi faccio vedere come stanno avanzando i lavori. Thank you.
Buon mezzogiorno, io vado avanti perché manca veramente poco, almeno a passare. Non credo di togliere la cupola, ma almeno di passarci con la parte frontale. E mi fermo dopo perché c'è un particolare. Quando il panciotto comincia ad andare a vanvera vuol dire che il braccio è stanco, i piedi sono gelati, le mani anche, quindi non ha senso andare a rischiare di farsi del male. Io direi, per una questione proprio logistica, finisco almeno l'apertura così posso uscire e vado fuori a vedere che cosa è successo di qua. Bip. Poi niente, dopo nei prossimi giorni finisco perché c'è un'altra pianta che fa ad arco. Se la taglio adesso mi crolla tutto e poi sono costretto a raccoglierla o passargli sopra. Non lo so, adesso vedo. Vedete? Queste sono piante che si sono spezzate. Ecco. Sono i rami. Ho fatto 7 carioli adesso, di rovi e 2 di legna. Italiana poi micidiale, le trecce assieme, abbiamo un... Allora. Adesso il passaggio c'è, tra un attimo vediamo, faccio ancora un po' di lavoro perché se mi ritiro in casa adesso non posso uscire più. Il passaggio c'è, ma tra un attimo vi porto fuori, finisco un pezzo ancora poi vi porto fuori a vedere cosa è successo all'esterno.
Allora amici, io vi porto a vedere, ho sospeso, ci sarebbe ancora molto da fare, ci sarebbe da fare tutta la parte dentro ancora, vedete questa parte di qua, perché il crollo di queste piante che ha attraversato ha fatto sì che si portasse dietro tutto. Questa parte è tutta da fare, era già in previsione per questa primavera, però non pensavo di doverla fare così di fretta. Ora vi porto, come promesso, a vedere un colpo fuori, poi io mi ritiro, asciugo il cane con una pezza umida calda e poi ci ritiriamo in casa, sui piedi gelati. Allora, parte prima, queste sono tutte le mie siepi, che purtroppo sono in uno stato di abbandono totale, vedete? Qua cerchiamo i passaggi in mezzo e là vedete cosa che c'è. Piante, non piante, c'è di tutto. Questa doveva essere una siepe alta quasi 4 metri, guardate qua. Adesso qua mi ha tirato giù reti, non reti, tutto mi sta spianando. Andiamo avanti, piano che mi sto ammazzando. Questa l'ha coricata giù tutta. L'unica speranza è che piova e si alleggerisca al volo e basta. E la pianta è forte, si tira su da sola. Andiamo giù. Guardate, non c'è più la strada praticamente. Guardate cosa è successo. Un macello, tutte, sono tutte rovesciate, guardate, ha strappato zolla, ha strappato tutto, non ho fatto in tempo arrivare io ad appotarla, basta. Voi pensate che sono qui adesso, in mezzo a un bosco, non ho nessun passaggio per raggiungere il mio motocarro e questo qui era l'unico passaggio che avevo. Non mi aspettavo così tanto. Veramente non mi aspettavo un danno così. Credevo che sì, ha fatto neve, ok, era alta la siepe, si potava, si sistemava adesso. Niente, guardate. Qua c'è la strada, quella che facevo quando venivo a casa. Dietro a quelle piante là c'è il mio ape. Boh, e lì c'è il mio cane, che mi sta seguendo. Ok, mi ritiro in casa. Ragazzi, come potete vedere, c'ho il mio gran bel da fare. Quelle che si sono strappate, coricate, quando tutta la zolla non le recuperi più, sarà strappata la radice. Quantomeno fino a qui adesso arrivo, passando. Mi aspetta un duro lavoro, ragazzi. Ciao. Vi lascio con la promessa che vi farò vedere che recupero anche quella parte lì.